Eccoci qua, ciao ragazzi. Vi presento la Matrix con i piedini e la dighetta in alluminio per tenerla leggermente più leggera. Comunque più di 3,5 kg non supera. Per quanto riguarda invece questo fermo, se per caso dovessimo perderlo, è semplicemente un fermatrovaglie. Si va al ristorante se ne trova uno. O se no me lo chiedete, ve lo rifaccio. Allora parliamo del Dragonfly. Il Dragonfly è stato costruito in questo modo, con l'inclinazione, per dare l'esatta pendenza, praticamente quando questo qui si trova in bolla, praticamente abbiamo ottenuto la pendenza del 12% della canalina. Ok? E questo è molto importante, perché altrimenti uno potrebbe andare indietro il Dragonfly e cascare, perché siccome non è in bolla tende ad andare indietro, e l'altro le trappole non lavorano bene. Due bulloni, ricordatevi, questi due dadi, scusate, servono per come fermo della rampa, di modo che non scivola giù, quindi quando posizionate la rampa, il Dragonfly sulla canalina, ricordatevi di tirare questi dadi di modo che la rampa non scivoli in basso, altrimenti avete fatto l'assemblaggio per nulla. Poi un'altra cosa da dire è attenzione a non inondare il Dragonfly. Praticamente l'acqua deve sfiorare questo livello, non di più. Se è più alto vuol dire che sta inondando. Cosa significa? Significa che voi immaginate una piena in un fiume. Se l'acqua straborda, passa sopra alla sponda del fiume, non erode la sponda perché trova via di uscita, trova uno sbocco. In quanto invece, ad esempio, quando noi vediamo che ci sono le mezze piene cosa fanno? Non sorpassano la sponda, ma sbattono contro la sponda, e allora alla fine questa sponda cede. Non è tanto la quantità di acqua che fa erodere una sponda, ma è il flusso corretto che fa erodere la sponda. In questo caso il Dragonfly è la stessa identica cosa. Dobbiamo mettere quel quantitativo esatto in quel centimetro che va a erodere esattamente quell'angolino lì, e il materiale scende giù. Se noi l'inondiamo, quella spinta che dà la corrente non dà modo al materiale di erodere. Ciao ragazzi.